Sono circa 9.000 i lavoratori in provincia di Arezzo che non si sono vaccinati contro il Covid, cioè che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Per loro e per circa 500.000 di italiani, da oggi, 15 settembre, scatta proprio l'obbligo di presentare il Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro. Ecco, la vostra è una grande azienda, un punto di riferimento. Oggi entra in vigore questo dispositivo. Come sta andando? Ma molto bene, direi. L'entrata, diciamo, è stata normale, senza nessun problemi. Ormai sono, devo dire, pochissimi quelli che non hanno il Green Pass rafforzato. La normativa si è stratificata nel tempo, è dall'8 gennaio che si sapeva dell'entrata in vigore di questa norma, quindi nessun problema. L'obbligo di presentare il certificato verde rafforzato vale per i lavoratori sia del settore pubblico che privato. Coloro che non lo presenteranno saranno considerati assenti ingiustificati, potranno conservare il posto di lavoro, ma non saranno retribuiti. Sono assenti ingiustificati, naturalmente hanno il diritto a mantenere il posto di lavoro, naturalmente, e quindi sì, ci sono dei lavoratori assenti, ma ripeto, pochissimi. Sono assenze che quindi non creano problemi alla produzione, questo è il senso? Ma direi di no, è chiaro, tutti i lavoratori sono importantissimi e quindi quando manca un lavoratore, anche noi che ne abbiamo più di 300, qualche disagio ce l'abbiamo, però siamo anche in grado di gestire questo tipo di problemi. Come ho ripetuto, forse i disagi sono stati maggiori all'inizio dell'anno, quando la pandemia si è fatta sentire e quindi i disagi sono stati maggiori tra quarantene, eccetera. Ecco, come sta vedendo questo 2022? Ma io sono positivo, abbiamo fatto un bel 2021, le aspettative del 2022 sono ottime, l'inizio dell'anno è stato positivo, il nostro settore sta passando un buon momento, speriamo che duri. La pandemia, secondo lei, siamo agli sgoccioli? Io ritengo che siamo in grado ora di gestirla, dobbiamo essere in grado di gestirla dopo 2 anni, perché se così non fosse evidentemente sarebbe un problema.